Assolutamente, io ora mi trovo a Lampedusa perché è molto semplice parlare dai salotti bene di accoglienza e immigrazione, ma le situazioni vanno anche gestite e vissute sul campo. E io sono venuta qua. Io ho gestito la situazione a valle perché facendo il sindaco ho visto la fase in cui le prefetture, il ministero Alfano mandava centinaia di immigrati sui comuni e i sindaci poi dovevano gestire una situazione che era ingestibile, centinaia di immigrati ammassati in centri che ne potevano tenere Alfano è di 15. qualche A anno fa, proposito di queste onorevole. Alfano, mi perdoni, è di qualche esatto, anno dopo fa. con Salvini Poi c'è stato un sicuramente altro ministro che si anche chiama con Matteo Minniti le Salvini mandavano. all'interno, signora onorevole. Mi Poi c'è scusi. stato Minniti e mandavano con Matteo Minniti. Salvini, i centri di accoglienza erano vuoti, tant'è che è stato Erano ridotto vuoti, il contributo da 35 E i euro a treni 19 euro arrivavano al in orario anche. giorno. E Massimo Biancalani, mi scusi, però dovevo fare un ragionamento. Massimo Biancalani viene qui a raccontarci la sua buona novella dell'accoglienza. Io sono stata a parlare con i residenti davanti. Don Massimo Biancalani viene a raccontarci la novella sulla buona accoglienza. Io sono andata a parlare con i residenti che abitano davanti al centro. La regione Toscana, che non è di certo una regione amministrata dalla Lega, purtroppo, ha fatto un'ordinanza l'anno scorso, a ottobre, per ridurre il numero degli accolti da Massimo Biancalani a 20. Sapete quanti sono ora gli accolti da Massimo Biancalani? 110, con un degrado assurdo. Allora, quando noi professiamo l'accoglienza, dobbiamo farla in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Ma noi siamo, un attimo. Siamo. Allora, una per volta, io devo andare rapidamente in pubblicità. Don Massimo, replica dopo il break. Ceccardi, volevo concludere sul ragionamento un pochino più ampio, però. Scusatemi. Stamattina sono stata qui al centro di Lampedusa, ci sono 1000 immigrati, il centro ne può tenere 250. Continuamente arrivano le navette che svuotano il centro, che poi si riempie in continuazione. Ed è una storia che i cittadini di Lampedusa vedono ormai da anni e anni. Fortunatamente adesso per le restrizioni Covid gli ospiti del centro non possono uscire, allora, che è praticamente militarizzato per ragioni di sicurezza sanitaria. Ci fermiamo un momento, ripartiamo dal ragionamento che lei ha fatto, perché siamo sugli italiani e sui comuni un problema che invece è europeo. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità.